Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Alexander55. Bentornati nella rubrica mensile in cui andiamo ad analizzare e a scoprire i giochi regalati ogni mese su ogni piattaforma, dalla PS4 all'Xbox fino ad arrivare al PC, regalati su ogni piattaforma dei vari abbonamenti. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Partiamo subito con i giochi regalati su PlayStation Plus da Sony, quindi, e troviamo subito Farming Simulator 19, un gioco ovviamente di gestione, così come dice il nome, attraverso un trattore principalmente, delle varie fattorie, insomma, un gioco che piacerà sicuramente a chi ama prendersi cura del proprio orticello o della propria campagna, se ce l'ha. Questo gioco lo si può trovare singolarmente al prezzo di 60€ nella Platinum Edition. L'altro gioco regalato su PS Plus è Cities Skylines, gioco manageriale in cui praticamente si è a capo di una città e bisogna gestire appunto dall'alto, da una situazione di potere, la città, gestire diciamo la sua espansione. Questo gioco si può trovare al prezzo di 40€, quindi un totale dei giochi regalati su PlayStation di ben 100€, sono veramente tanti. Passiamo ai giochi di Xbox Live Gold che ci offre questo mese Vurelli 4, che ovviamente, come dice il titolo e come si vede dal copertina, è un gioco sicuramente di corse. Singolarmente si può acquistare al prezzo di 28€. L'altro gioco regalato su Xbox One è Warhammer 40,000 Inquisitors, e si può trovare a 18€. Andatevi a vedere un po' cosa tratta. È più o meno un RPG, più o meno di azione. Quindi il prezzo dei giochi regalati su Xbox arriva a 46€. Quindi possiamo dire che PlayStation ha praticamente distrutto sul fattore prezzo, del confronto del prezzo, sicuramente la concorrente Xbox, almeno questo mese. Passiamo invece velocemente a PC. Sull'Epic Game Store da domani, quindi dal 30 aprile, sarà disponibile scaricare Amnesia The Dark Descent, titolo survival horror principalmente, che si può trovare al prezzo di 20€. Per chi volesse invece approfondire ancora di più la saga Amnesia, c'è anche la collection. E poi l'altro gioco disponibile gratuitamente su Epic Game Store è Crashlands, disponibile a 15€, gioco di ruolo, avventura in 2D, quindi in totale l'Epic Game Store ci porta un valore totale di giochi regalati di 20 più 15, quindi siamo a 35€. E quindi anche oggi ragazzi siamo giunti al termine di quest'altro video, sempre della rubrica dei giochi mensili regalati sulle varie piattaforme. Io vi ringrazio, spero di esservi stato d'aiuto con questo video e vi lascio un invito a iscrivervi e magari a lasciare anche un like se il video vi è piaciuto, o commentare nel caso voleste lasciarmi una vostra opinione. Noi come sempre ci becchiamo al prossimo mese per il prossimo approfondimento. Ciao a tutti!